Cari amici, siamo sempre in diretta qui da Faenza dal May 2017 e siamo qui con un gruppo, io adesso mi divertirò a dire questo nome perché è veramente brillante, 17 tra l'altro e 41 minuti primi, cari amici, per cui siamo veramente in diretta e è bellissimo perché A3 Apuglia Project, dico bene? Fantastico, perfetto. Ecco, e perché, domanda di rito, banale, lo sappiamo già noi, vi abbiamo sentito anche altrove, perché A3 Apuglia Project? Bene, adesso passo il microfono a mio fratello, io sono Walter degli A3 Apuglia Project e mio fratello Fabio risponderà a questa domanda. Perché i cari amici con cui condividiamo lo stand qua a fianco di Fly Radio hanno già avuto il piacere di sentire, giustamente, sai cosa dire adesso. Giustamente, però mio fratello lavora a minuti, esatto, quindi lui può concedere massimo 5 minuti. Allora, A3 Apuglia Project, perché A3 Apuglia Project? Inizialmente il gruppo era diciamo concepito soltanto come A3, ovvero un ponte, un collegamento che deriva ovviamente dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria, quindi voleva essere un'autostrada musicale immaginaria che potesse raccogliere un po' tutti i brani tradizionali del sud Italia. Abbiamo poi aggiunto la Puglia perché ovviamente la 3 non passa dalla Puglia, ma noi siamo pugliesi e quindi sotto anche consiglio del nostro discografico Dosena di Roma, di CNI, abbiamo aggiunto questo Apuglia Project, quindi abbiamo spostato il nostro, diciamo, obiettivo verso non soltanto la tradizione del Sud Italia, ma in generale far diventare il nostro gruppo un'autostrada immaginaria tra i paesi del Mediterraneo. Quindi anche scrivere e comporre dei brani di matrice prettamente mediterranea etnica. Io farei una battutaccia, avete spostato il vostro baricentro. Esatto. Me la passate come battuta o mi ritiro da solo? No, dopo la passiamo, no, la passiamo ma è su. La passiamo. Grazie. E vorrei appunto che vi presentaste, quindi gli amici che ci seguono anche con la web TV ovviamente. Quindi Walter, che abbiamo appena sentito. E poi io sono Fabio. Fabio, esatto. Giuseppe. Tommaso. Giuseppe e Tommaso, i nostri raffreddati, vero, della giornata. Ma compreso anche io, guarda. Fabio, ok. E quindi veniamo a voi. Voi il secondo anno, mi dicevate che siete qui al MEI, eravate venuti la seconda volta, quindi che venite. Sì. Eravate venuti un paio d'anni, 3 anni fa. Noi siamo arrivati qui al MEI 4 anni fa. Sì, che tra l'altro immagino sia un'occasione per voi anche per farvi vedere come assolutamente, e condividere anche la scena con tanti artisti indipendenti, quindi sentirci meno soli in questo marasma veramente musicale, quindi vedere tanti gruppi, tante realtà come le nostre che ce la fanno senza avere alle spalle nessuno è veramente una figata, per usare un termine social. Very cool, come direbbero quelli sopra la A4. No, anche perché appunto sappiamo le difficoltà che affronta una band qualsiasi, o gli artisti in ogni settore, ognuno per il proprio, per quanto riguarda emergere. Quindi MEI è anche il meeting per le etichette anche indipendenti. Esatto. E quindi è stata un'occasione per voi anche quest'anno di incontro, oltre che di scambi culturali, di incontri anche con altri artisti ed etichette, è stato fruttuoso? Guarda, un po' spero che così, diciamo, ci sia l'occasione da qui a dopo l'intervista. Siamo arrivati da pochissimo, quindi quindi. Suonerete qui al MEI? Suoneremo qui al MEI in piazza Pancrazzi? Sì, può giusto, essere. Giusto, alle ore 20. Ah, questa sera. Sì, questa quindi sera. Quindi invitiamo gli amici che sono qua in zona Faenza o in Emilia o vicino, intanto a venire al MEI e a venire a vedere e ad ascoltare gli A3 Apuglia Project. Allora, andiamo avanti, tanto noi abbiamo tempo, Radio Saius, come vedete. Io adesso cedo il microfono, esatto. Vediamo chi lo prende. Numero... come il gioco del fazzoletto. Perché dice, è vero. No, non è detto che... Ah, ho capito, professore, non ho studiato. Non è detto che avrei fatto la domanda, comunque lasciamo a materia e piacere libero. No, dicevo, quindi, voi suonerete questa sera, la domanda è semplice, il genere che fate? Non ho la risposta, quindi... Nel senso che chi vi vuole anche ascoltare, cosa ascolterà come genere? Perché è molto interessante quello che la risposta. Chi risponde? Vai, maestro. Esatto. Allora, come già ha detto Fabio, prevalentemente noi suoniamo musica folk. Sì. Tuttavia, un folk abbastanza variegato e variopinto con influenze, come ha detto lui, dal Mediterraneo, quindi ci saranno spunti che si possono sentire dei paesi del Mediterraneo, senza dimenticare anche delle influenze un po' pop, esatto, che comunque condizionano le scelte anche stilistiche della gente che ascolta. Quindi cerchiamo comunque di mantenere una nostra identità, un nostro
livello artistico alto o basso non siamo noi a dirlo, che però comunque ci contraddistingue e ci distingue dalla musica prettamente commerciale. Esatto, perché io lì volevo arrivare, la domanda era naturalmente tendenziosa, perché so che avete influenza, sì, di, come diceva Fabio, la base è sempre quella folk della cultura naturalmente mediterranea, Puglia, da dove provenite, però con contaminazioni, passatemi il termine, anche pop e anche forse qualcosa di elettrico, lì volevo arrivare. Come riuscite a contaminare, a contagiare il folklore della tradizione con l'attualità poi della musica, no? Pop e anche elettrico. È una domanda difficile, lo so, no, però allora, essendo però, di derivazione classica, sì, perché io ho studiato, sì, in conservatorio. Benissimo. Spesso mi capita di confrontarmi su questo argomento con, sì, tanti, certo, cioè con la distinzione tra generi musicali. Bravo. Che secondo me non esiste. Per me la distinzione tra musica buona o bella e musica cattiva o brutta. Quindi noi cerchiamo di fare una musica piacevole, di alto livello e bella, indipendentemente da quelle che possano essere poi le contaminazioni che ci sono, perché a volte anche il jazz, se qualcuno va ad ascoltare nel passato, lo trova già in autori che sono prevalentemente classici. Cioè alla fine nulla si crea e tutto si trasforma. Anche il microfono. Su questo volevo aggiungere, sì, poi magari sarà una mia impressione, ma l'idea è quella proprio di giocare con quello che è l'aspetto musicale. Quindi nasce un brano, magari nasce una canzone. Come questa canzone verrà costruita, riarrangiata, in realtà non la studiamo a tavolino, avviene il tutto spontaneamente, quindi ognuno dà parte di quello che rappresenta in quel momento, di quello che sta ascoltando in quel momento, di quello che è la sua natura, e quindi viene fuori questo intreccio magico dal mio punto di vista, altrimenti non staremmo qui, appunto di quello che siamo noi stessi. Di volta in volta capitano spesso che magari si aggiungano degli altri musicisti, si aggiungano dei fiati, si aggiungano delle percussioni che arricchiscono con la loro personalità il prodotto, che può essere quello di una canzone nata su una chitarra o su un pianoforte. Certo, ed è bellissimo questo, perché vi rende veramente liberi di spaziare, quindi andare a mettere dentro quello che di solito si vuole sempre etichettare per una forma mentis che abbiamo, è vero, di volere dire. Esattamente. Io concordo pienamente con te, tra l'altro diciamocela qui, come dico sempre, un po' tutta la musica deriva da quella classica, detta pienamente da noi. D'accordo. Esatto, per cui anche quando tu senti i classici rocchettoni o hard rock, heavy metal, anche molto melodici, alla fine le scale sono quelle. Esatto, gira, tutto proviene da lì, ma non lo diciamo troppo, perché poi si illudono che ci vuole una base di studio anche dietro. Pensiamo ovviamente anche, sì, di Purple, sì, nei pezzi che hanno fatto, sì, che erano incredibilmente classici. Sì, bravissimo, sì, sì, anche dal mio. Il fatto che ci sia una chitarra elettrica, un organo e tutto, ci ovviamente. Ci stava parlando da solo, Fabio parlava da solo. C'è il balletto anche. No, dicevo, penso ai di Purple, sì, cioè esatto, le loro, sì, composizioni erano secondo me prettamente classiche, classico, sì, cioè poi ovviamente sentire una chitarra elettrica, un organo o un Moog, quello che esatto, è, ovviamente gli dà una connotazione rock, però come hai detto tu, tutto parte dalla musica classica, indubbiamente. Sì, perché da lì, siccome suonicchio anch'io, allora me ne intendo, non stiamo parlando a Vanvera. Sì, volevi far parlare, esatto, è la timidezza del raffreddore, torniamo a Walter. Noi abbiamo in realtà la vera anima degli Atrea Puglia Project, che è Giuseppe, esatto, papà di due gemelli calmissimi e bellissimi. Bellissimi, concordo. Per quello non parlo, perché sono, vengo da una nottataccia. Sì, quindi i gemelli mi hanno sfinito. Di studi. Walter, un'altra domanda, poi se volete con vi piacere lasciamo anche andare. Possiamo stare qua ancora un po', dalla regia ci diranno tanto. 17:49, visto come una dozzina di minuti sono volati come ridere, sì, sì, il tempo da noi su Radio Science vola. Non è di sicuro denaro. No. Almeno per quanto ci riguarda. Esatto, e soprattutto diamo veramente spazio a tutti, anzi, tra l'altro vi inviterei quando volete a venire ospiti nella mia, nella nostra trasmissione, nelle nostre trasmissioni, in cui spesso abbiamo artisti, band, seguiteci pure, poi ne parliamo con molto piacere, onda, dove potrete anche raccontarvi, anche suonare qualcosa dal vivo. E altra domanda, naturalmente tu hai detto a volte si aggiungono altri componenti, quindi fiati, non solo voi allora? Allora la base è quella del quartetto, quindi sì, quella che voi vedete, in realtà spesso e volentieri, questo è accaduto sia nell'incisione del disco che in tanti spettacoli dal vivo,
Ogni tanto chiamiamo quelle che sono le ospitate, i regali, sì. Quindi si aggiunge un clarinetto con Daniela Fiorentino, il sax con Adalberto Ferrari, le percussioni con Roberto Zanisi, che ci regalano qualcosa in più. È chiaro che muoverci in 7-8 persone diventa complicato, certo. E quindi la base è il quartetto e poi, certo. E poi si allarga il tutto in base al contesto, al contesto e alle situazioni varie. E vogliamo dire anche cosa suonate come strumenti? Quindi, sì, allora Fabio, Walter alla mia destra. Allora, esatto, Walter suona fisarmonica e pianoforte. Ah, e i cori. Che bello. I cori. Giuseppe oggi è eccezionalmente in veste di... di bassista. Ah, ok, perché sennò abitualmente... Abitualmente, diciamo, lui è liquidatore, a prescindere. A prescindere. Invece poi abbiamo Tommaso che... Batterista e percussionista, ma in questa band batterista. Batterista, dai, avrei detto tastierista dagli studi classici. E invece suoni la batteria come me anche. Ho studiato percussioni in conservatorio. Esatto, quindi. In conservatorio immagino. Sì. Bene. E tu Fabio invece? Ah già, giusto, io. Mancavi tu che... parla soltanto. Io parlo, io sono il giullare, no, del... No, io chitarra e voce. E voce, sì, bene. Quindi questa sera qui al MEI alle ore 20, quindi alle 8 esatto, di sera. Ore 20, esattamente piazza in piazza Pancrazzi, esatto, che è qui vicino. Palco di Enrico Capuano praticamente. Ok, perfetto. Alle 20, fino alle 20.45, esatto. Vi aspettiamo tutti. Gli A3 a Puglia Project, che ultima cosa, prima di salutarvi, che non abbiamo detto ma è scontato, dove possono venirvi a sentire ed ascoltare lì nel web. Allora, e nel web i vostri contatti. Abbiamo la nostra pagina Facebook che è www.facebook.com/A3ApuliaProject A3 a numero, A3, rigorosamente a come numero. L'autostrada, esatto. Che poi dicevate prima è anche a 2 adesso, è anche guardate, a 2 voi siete in 4 quindi sarebbe a 3 c'è più 2 confusione. Cioè, non abbiamo più identità, esatto. Mi ricorda reminiscenze. E quindi A3 a Puglia Project, esatto. Poi i canali SoundCloud, YouTube e tutto il resto, e il sito sì. www.a3apuliaproject.it. Perfetto, quindi anche per ascoltare i brani, esatto. E anche per vedere le vostre, immagino, prossime date, perché avrete, anche se qualcuno vuole venirvi a vedere, magari dei concerti, esatto, in futuro, chi vuole, che se volete anche ricordarli qui al volo potete farlo, se vi viene in mente qualcosa. Guarda, per il momento siamo in lavorazione per uno spettacolo il 28 ottobre con un grande special guest, ma non lo diciamo perché non è ancora come è giusto tutto che studiato. Sia. Ok, perfetto. Allora, cari A3 Puglia Project, è stato un piacere avervi qui con noi, con Radio Salcio. Vi aspettiamo magari, ripeto, ospiti in qualche nostra trasmissione più avanti, quando volete. Sul web, via Skype, e avrete anche un'ora a disposizione per potervi raccontare e fare pubblicità. Bene, cari amici, io, il Gianluca vi saluta con gli A3 Puglia Project e ci vediamo tra poco per altre interviste, sempre in diretta qui ciao. Dal MEI di Faenza. A tra poco, ciao!